tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Massa636 e oggi è il 16, terzo giorno ragazzi. Terzo gruppo, terzo girone, girone C, il più scarso direi ormai praticamente. Oggi siamo con Georgia, Bielorussia e dopo, nel video di dopo, Macedonia, Kosovo. E terrò... No, sì. Georgia o Bielorussia? Non so se c'è la Bielorussia comunque. Sì, c'è. Georgia o Bielorussia? Georgia o Bielorussia? Tengo la Bielorussia, ragazzi, non me ne frega un cazzo. C'è la Georgia, vero? Ti prego. Sennò tutti sti video non servono a un beato cavolo. Sì, mi stavo cagando addosso. Ok, ragazzi. Spero che i giocatori almeno esistano, sì. Attenzione, Martinovic! Un giocatore forte... E una volta nella Georgia c'era Best. No, ho sbagliato, quella era l'Irlanda del Nord. Comunque non è una squadra da sottovalutare la Bielorussia, eh? Ah, non beh, dai bei giocatori. Non c'è che dire. E vediamo come se la caverà. Contro la Georgia. Andiamo ragazzi. Bielorussia-Georgia. Speriamo di vincere. E di portare a casa la vittoria. E nella partita delle 16 terrò il Kosovo. Eccoci qua sempre all'Allianz Stadium. Vabbè, ormai non lo dico più sempre all'Allianz Stadium. Si parte. Lapseu Draun Lapseu Hleb Hleb. Non so come si dice. Ho fatto una scivolata automatica perché Navalovski Kischia. Che Billy Italia non ci arriva, ci arriva all'80. Kankava. Ma Euski non ci arriva. Kashia. Kashine. Kvili Italia. Martinovic. Draun. Ci arriva Leb. Ha visto Lapseu, non è fuori gioco. Lapseu! Lapseu! 1-0 dalla Bielorussia! Il vantaggio con Lapseu! Lapseu, non so come si dice. Lapseu. 1-0 incredibile della Bielorussia, la squadra credo più sottovalutata dell'Europa. Ma comunque credo anche le altre. 1-0 per i bielorussi, gol di Lapseu. 1-0. La Bielorussia dove si è svolta l'ultima Olimpiade estiva a Minsk. Kashia. Martinovic. Che è l'80. Savitsky. Meuski. Lewandowski, magari. Kashia. Navalovski. Vili Italia non ci arriva. Martinovic. Majewski. Ci arriva Leb. Non ci arriva Leb. Ci arriva Leb. Stasevic. Stasevic. Si accentra. Stasevic! Ha provato a giro. Non è riuscito a staccare il pallone. Comunque, buon tiro. We are strong. Sì, non è proprio così bielorusso inglese. Bielo inglese, vabbè. Il passaggio verso Lapseu, passaggio bruttissimo. Il trequartista della Bielorussia, ma la riprende Lapseu. Passaggio verso Stasevic, la palla non esce, ancora Stasevic la tiene in campo. Lapseu la chiamano anche Leb! Incredibile il numero 10 della Bielorussia che fa 2-0. Leb! Non so come si dice. Incredibile come il 9 Lazovic, non mi ricordo, l'abbia tenuta in campo. Lapseu l'ha tenuta in campo. Incredibile gol di Leb. 2-0 per la Bielorussia, incredibile. Squadra buona. Kverkelia. Kocholava. Ecco Kocholava, so dove gioca. Gioca tipo nello Shakhtar di Donetsk. Kasia. Vili Italia non ci arriva. Kvekveskiri. Vili Italia. Fratelli d'Italia. Cevecade, come non ho letto il nome incredibile. Kvazini. E 2-1 della Georgia. Cioè io mi perdo tempo a leggere i nomi. Lì in basso
Che nomi di merda hanno? Boh, non li leggo, cioè, cosa vi devo dire? Lazio, Vilitaio ha segnato il gol del 2-1. Leb, Draun, il Dragun, tipo come dire dragone in fiorentino, Draun. Lazio, Leb, tutto solo Leb! La parata! E la rimessa laterale per la Bielorussia, di nuovo pericolosi dopo il 2-1. Ci siamo imbufaliti, Savitsky, Shitov, il cross verso Lazio, deviazione, Majewski, Draun, Leb, Lazio, Lazio non c'è fuori gioco, e beh, ovvio, era dietro, Kvilitaia, Kveja, ragazzi, incredibile, che lumi c'hanno quelli della Georgia, non so, non riesco a leggerli, e così ho preso il 2-1. Schema di gioco, cambiamo qualcosa, mettiamo Saroka al posto di Lapseu. Grandissimo gol di Lapseu, ma adesso dobbiamo andare avanti senza di lui. All'Allianz Stadium di Torino, possiamo vincere. Si riparte. Ananiz, Kashia, Kvilitaia, il prospetto Kvilitaia. Kocholava non ci arriva. Vilia. Ananiz. Kankava, Majewski, Martinovic, Leb, Kocholava, ci arriva Saroka, ma non prende il pallone, Kverkvelia, Sivaku, Draun cerca di arrivarci in passaggio verso Majewski, ma era per l'alto, però vabbè ci arriva, Draun, Leb tutto solo? Prova a tiro Leb! Deviazione anche di... Ancora Leb! Ancora Leb! Che gran gol di Leb! Doppietta per lui! 3-1 all'Allianz Stadium. Il 3-1 sulla Georgia che... ha lasciato... molto... spazio aperto e Leb ne approfitta. In un piccolissimo spazietto è riuscito ad imbucare il pallone. Saroka l'ha deviata al primo tiro, vabbè. Marcatura stretta su Leb, tanto non lo prenderete mai. Martinovic, Shitov, Savitsky, ancora verso Saroka. Saroka la prende, tutto solo davanti al portiere, il pallonetto! Saroka non ci arriva, non riesce a segnare. Comunque buona occasione per la Bielorussia, che sta facendo una buona partita. Il cross, Martinovic arriva, Leb su Gaviria, Gaviria, Pablo Emilio Escobar Gaviria, Kankava, Majewski, Saroka ancora Majewski, non la prende, Gaviria, Draun, ancora Gaviria, Ananiz, Kvayu, Saroka, ancora Saroka, Saroka, non la perde, la perde adesso, Kocholava, Chavek, ma che cacchio? Kankava, Kashia, Kverkvelia, Kvilitala, Sivaku, che cazzo è? Quello con la Q, cazzaculo, Gviglia, Kvilitaia, che ha segnato! Ha segnato il 2-1, poi il 3-1 ha segnato Lab. Proverà a battere Kutar, portiere della Bielorussia. È verso Saroka. Leb Labial. Leb il Labial. Sivaku, ci arriva. Chakvetadze. Chakvetadze ancora. Come fai a dare dei cognomi così alla gente? Leb su... non so chi. Kocholava prova a prendere il Leb. Saroka. 88 minuti, ormai la Bielorussia ha vinto. Saroka verso Stasevic, la palla esce, un tiro fuori di tanto, direi. Loria, bel portiere della Juventus Under 23, Loria. No, quello è L, Loria, quello lì è G, Loria. Ci arriva Sivaku, Kvilitaia, Vilia. Ci arriva Draun e finisce qui, ragazzi, la Bielorussia ha vinto ed è in semifinale
si deve vedere la seconda in finale, volevo dire. Bisogna vedere la semifinale tra Macedonia e Kosovo, dove io terrò il Kosovo. Spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un commento, vi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, non ci vediamo al prossimo video qua da Massa 6. È tutto, bene ragazzi!